Dai, basta, basta, basta. Buongiorno, buongiorno signori. Ah, ecco, mi prestate dei soldi, grazie, grazie. Sentite un po', ce l'avete il caffè della Peppina? Sì. Quello fatto, come è fatto il caffè della Peppina? Ce l'abbiamo. E come è fatto il caffè della Peppina? Il caffè della Peppina non si beve a mattina. Ma perché, perché, perché? Né con latte né con te. Che vuoi? Voglio una melanzana. Ce la vedi la melanzana? La lancio tu prego. Poi, poi mi dà anche... Mettile qua. Ma me ne basta una, io sono solo, ormai non mi servono più tante cose. Poi mi servono invece, mi servivano due peperoni, uno rosso e uno giallo. Non ce l'hanno uno giallo. Allora uno rosso solo, se non ce l'avete uno giallo. Ma intanto ce l'hanno pure verdi. Ah, ce l'avete pure verdi? Sì. Uno e due. Ecco. Va benissimo. Oh, poi mi serviva anche un dado, quei cosi quadrati, un dado. Di che colore? Di che colore? Arancione mi serviva. Ce l'avete? Grazie, ecco, bravo, metti qua che dopo dobbiamo pagare. Poi, poi, una gli asparagi ce l'avete? Sì. Quanti ne avete? Due. Allora, due vanno tre. Bene. Tre, ma allora me ne dia tre, tutti e tre. Ma non quelle cose lunghe verdi. Tutte e tre. No, ce l'abbiamo quattro. No. Quelli verdi sono, oddio, bravo. Allora pure quello laggiù, questi no, quelli rossi. Quelli no. Rossi sono i Justel, dopo mi servono anche i Justel. Questi qua, quello rosso no. Ok. Tu devi restare sempre qua davanti o dentro la cabanna. Così. Ah ecco, per dentro la cabanna così viene anche meglio. Li metti fuori. La un po' di lattuga. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Fluorescente o di campo? Fluorescente. Basta. Basta. Mi serviva anche una pannocchia di grano turco e due pomodori. Due pomodori? Pomodori rossi, Grazie. Interno negozio, scena 2, perché la prima ci siamo finiti la memoria e non ce ne siamo accorti. Per cui, allora... Buonasera, signore. Buonasera, signori. Senta, sono venuto per comprare... Sono venuto per comprare un po' di qualcosa che mi serviva per la cena. C'avete tutte le cose che mi servono? Sì. Mm. Qui a nostra disposizione. Ah, ma questo ci avete un bel magazzino. Tu vai, dai, un magazzino ben fornito. Allora, sentite, io volevo. Innanzitutto mi serviva una pannocchia. L'hai una pannocchia? Eccola, grazie, bravo. Comincia a scrivere. Poi mi servivano due asparagi, sono quelli cosi verdi, lunghi. Grazie. Poi mi serviva anche un dado perché faccio la minestrina, allora mi serve un dado arancione. Eccolo, grazie. Un dado di carota, che ci dà. Ecco, poi mi serviva, sì, giustamente anche una carota, dice qui la mamma, la zia, la nonna, non lo so chi è. Ecco fatto. Poi ci serviva un po' di lattuga. La nonna non so chi è. Ah, questo no, questo è un cavolo fiore, la lattuga e quell'altra fosforescente. Questa va bene, me la mangio stasera a cena. La lattuga è quella lì, quella, bravo, fosforescente, bravo, grazie. Adesso che cosa c'è avete ancora in questo? I peperoni, vedo, belli i peperoni, la melanzana, diciamo la pasta, la norma, i peperoni. Peperoni però. Uno rosso e uno verde, sì. Grazie. Ah, ecco, i Justel attaccati, grazie. Però tu stai troppo basso, lì non ti si vede. Abbiamo fatto male, adesso tirati su, mettiti lì vicino a, vicino al titolare del negozio, che fargli vedere, passami, scarichiamo questa. Tutta quanta questa roba che abbiamo. Quello che io ti metto qua lo metti nella cucina, quello che ti metto là, Lorenzo. Quello che io ti passo tu metti nella busta. Sì. Sì.
fermo, sì, però, sì. Mettiti dove sta vicino, vicino al giorno. Nella busta. Che cos'era quella cosa? La pannocchia. La pannocchia. Poi che altro ho comprato? Che cos'era? Il peperone. Il peperone com'era? Verde o rosso? Lassa. Sì. Quest'altro che era? La verde. Il peperone verde era? Questo? Che è? Che è? Me l'hai messo dentro? Asparago. E adesso che cosa mi dai? La carota. La carota, poi? La insalata fosforescente. Ma non sarà velenosa questa insalata fosforescente? Mi dica, questa insalata fosforescente non sarà mica contaminata, radioattiva? No, Speriamo di no. Poi vediamo, questo invece è il cavolo. La melanzana. La melanzana. 13,97. Ma mancano i giusti, mancano il dado, ma com'è che manca tutta questa roba? Io l'avevo... Ah, eccoli qua, sono rimasti qui dietro la cassa. No, non li vedo. Via. Più. Via. Più. Allora, uno potrebbe essere più. Questi costano 0,22. Uguale. 15,19, prego. 15. Accettate i buoni pasto per pagamento? Sì. Ah. Quanti ve ne posso dare? Allora, io se vuole lo sconto del 90% ce ne deve dare 3. Sconto del 90%. E può pagare 10 e 19. 2 e 3. Il supermercato è il 30 subito. E poi paghiamo? E pagate 10 e 10. 10. Allora, mi avete dato 5. Buoni sconti. 4, 5, 9, mamma. Ah, è 19, allora basta, ecco, ho fatto, ecco. No, se no andiamo a casa. Però noi andiamo a casa adesso. Sì. Andiamo a casa, dove la spesa la porti tu, adesso facciamo questo giro. Adesso tu a te, andiamo a casa. Siamo arrivati, toc toc, bussa. Buongiorno. Chi è? Siamo noi. Ah, siete voi, siete tornati. Che cosa avete comprato? Domanda tu. Che cosa avete comprato? La melanzana. Perfetto. Qua, tira su nome, così tu la facci. Il booster, bravo. La melanzana non si chiama così, io si chiama soltanto la pannocchia. La pannocchia. Qua, metti qui qua da questa parte. Da quello che è il broccolo. Il broccolo. E buono. Poi ho fatto una carota. Una carota. Poi avevo comprato la verdura. Fluorescente, però ci ha detto il negoziante, ci ha detto che non è cattiva, è soltanto una nuova. Passa di qua. Di qua, dove stai? Lì? I? Asparagi, bravissimo Lorenzo. Poi abbiamo comprato un peperone. Due peperoni, uno rosso e uno verde. E il dado per fare il brodo. Allora, un asparago. Qua, il dado per fare il brodo pure. Però il dado non ci serve più perché la mamma ha già preparato tutto quanto, vedi? Un altro peperone. Allora, il bicchiere. Adesso. Un asparago. Le mani. Le mani, andiamo a lavarci le mani. Sì. Ecco. Abbiamo due bagni. Via, di qua, fatto, eh? Ecco qua.
Ah già, ci dobbiamo asciugare con l'asciugamano. Mi sono asciugato. Ho fatto. Ci siamo lavati le mani e ci siamo anche asciugati. Sì. Ecco, adesso ci abbiamo da mangiare questa cenetta che ha preparato. Sì. E questo è il. Aspettate che ancora. Che ancora allora manca qualche cosa, eh? Qui ci stanno delle altre cose. Allora, ci sono tutte le cose che potete. Ma queste due sono mie. Queste due sono tue. Sono due. Qui, così le mette qui. Così. Ci sta un'altra verdura. Perfetto. Così. 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 Ecco. Ecco fatto. Adesso ci siamo. Sperando che entriamo nell'inquadratura. Vai! Che cos'è che tu te devi mettere qui e accucciata così, senza problemi. Giù, accucciata. Ecco fatto. Che ci mangiamo per primo? Io mi mangio il peperone rosso. Qual è il peperone? Quello verde tu ti mangi. E ah, miam, 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 miam. Com'è? È squisito questo peperone. Miam, miam. No, 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 va benissimo, basta. Poi io c'è il gusto. Grazie, c'è il gusto. D'acqua. E l'acqua l'abbiamo già bevuta prima. Questo cavolo mi sembra un po' troppo verde. Come funziona? Mi dai un pezzetto di melanzana? Grazie. Questo qui che è rimasto? Un pezzetto di gusto? Lo posso mangiare io? Ti posso dare un po' di mia pannocchia? No, la pannocchia poi la mangiamo. Quando la mangiamo la pannocchia? Oh, i pezzi intanto vanno entrando. Fatto. Non si è mai vista una rimania così. Ora va, che facciamo? E adesso dobbiamo andare a buttare la monnezza, abbiamo fatto un sacco di monnezza. Certo. Però la monnezza la dobbiamo andare a buttare per davvero. Per cui bisognerà a questo punto stoppare. Ah! Andiamo a buttare tutto! No, Peppi! Lorenzo, dove sta Lorenzo? Chi è che ha fatto un micio? È un micio. Chi è? Un gattino? Chi era? Dove sta Giulia? Giulia. Con una come vai a farlo? Con una fai così. Sì.
Sì, guarda, come non fai così? Sì. Sì. Come non fai così? Vabbè. Il dente. Proprio da principiante. Ma te li sei provati questi vestiti? Lorenzo, basta con quella porta. Basta, basta, basta. Basta, 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 lasciala, lasciala perdere quella porta, non aprire più. Lasciala perdere la porta, non lasciala aperta, lasciala perdere.